Ogni anno IFA di Berlino è un evento importante, uno dei maggiori in Europa, insieme al Mobile World Congress per quanto riguarda l'elettronica di consumo. Visto che non tutti voi possono venire alla fiera, cerchiamo di portare la fiera da voi. Partiamo con il Booth Acer, uno stand veramente molto molto ampio, grande. Tra i protagonisti sicuramente il mondo dei smartphone con Liquid Jade e la fascia da polso, che sono state presentate nuovamente qui a Berlino. Abbiamo anche tablet con 10 pollici, 8 pollici, Android, Windows, in notebook colorati alla moda. Sono sicuramente la scelta più economica, rapporto qualità-prezzo per tutte le tasche. Continuiamo il nostro giro, andiamo veloci. GoPro che tutti i giorni tramite un contest regala GoPro Hero Black. Ovviamente noi non abbiamo mai vinto, fosse mai che la fortuna ci venga incontro. Tante occasioni di divertimento, tanti video in Full HD che mostrano le qualità e quello che possiamo fare con GoPro. GoPro è accanto ad Arcos che porta una gamma di prodotti quasi sterminata, riuscire a ricordare i nomi è veramente impossibile. Quest'anno per la prima volta troviamo anche il mondo del Windows Phone con Arcos 50 Cesium, che è il primo smartphone Windows Phone della casa francese. Pronti per qualche altro chilometro, IFA è veramente gigante, quindi andiamo verso un altro stand, ovviamente prima cerchiamo di trovare qualche bella ragazza. Ovviamente non manca Intel, che qui a IFA 2014 ha presentato i nuovi processori Intel M. I produttori che qui a IFA 2014 nello stand Intel mostrano i propri tablet e le proprie proposte. Continuiamo e adesso andiamo a vedere un altro produttore. E ovviamente non manca occasione per potersi appartare e avere un po' di intimità qui a IFA. Tra i grandi produttori qui a IFA 2014 non manca certamente LG, che dimostra tutta la sua grandezza attraverso pannelli enormi, incredibili, nei quali vengono proiettate tutte le novità presentate qui a IFA. Ovviamente non manca il mondo mobile, con il primo smartwatch completamente rotondo ed è il G-Watch Round. Arrivato dopo il G-Watch è sicuramente una delle maggiori attrazioni qui a IFA, insieme a questi televisori che sono veramente uno spettacolo da guardare. Continuiamo con LG, che è veramente veramente enorme, con veramente veramente tante 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 persone. Nonostante sia praticamente l'ultimo giorno della fiera, l'affluenza a questo IFA 2014 è veramente incredibile. LG è anche 3D, Ultra HD, 4K e la dimostrazione è questo pannello gigantesco che tramite occhiali ci permette di apprezzare un 3D veramente immersivo. Ovviamente non ci dimentichiamo che IFA 2014 è home, casa e domotica, e dunque LG non si dimentica il mondo delle lavatrici e tutto il mondo dello smart home con l'interconnessione tra smartphone. E chi non vorrebbe in casa una selezione di LG G3 messi in una bacheca di questo tipo, che mostrano appunto lo splendido display Quad HD. Non manca tutta la serie LG con G3 Stylus, la nuova versione del G Pro Lite, quindi con piccolo pennino. Abbiamo poi una gamma che si completa nella fascia bassa del segmento Android con LG Fino e LG Bello. Troviamo l'orologio per avere sempre in contatto i nostri piccoli. Orologio che comunque può essere indossato anche dai grandi attraverso il G-Watch Round, che troviamo da questa parte in una bacheca dedicata, dove possiamo vedere come questo orologio sia il primo smartwatch rotondo di LG con interfaccia Android Wear, ed è un prodotto che strizza veramente l'occhio al mondo degli orologi classici con touchscreen e tutte le opzioni che derivano dall'utilizzo di Android Wear. Una spremuta per ricaricarsi un po' di energia e si riparte verso Lenovo.
Lenovo che arriva a IFA 2014 con tante novità, uno stand veramente molto molto grande. Lenovo che presenta una nuova gamma Yoga, tablet, smartphone Android, proposte per il segmento Windows, sia Windows 8 su tablet sia su PC. Indubbiamente colpiscono le ragazze, colpiscono comunque anche i prodotti. Questo per esempio è il Vibe Z2 Pro con le sue cover intercambiabili, e molto carino anche il Vibe X2 che ha indubbiamente questa particolarità unica di avere una scocca in tre colorazioni che possono essere diverse a seconda del dispositivo che scegliamo. Di Xperia si è aperta il 3 settembre IFA con gli eventi stampa, e Sony è stata sicuramente una dei protagonisti. Sony che porta non solo una nuova gamma di smartphone e il primo tablet da 8 pollici con Android, ma vede un boot veramente molto ben realizzato, con degli schermi enormi, o meglio una proiezione gigantesca di tutte le principali novità proprio qui a IFA, perché sempre il 4K è nuovamente qui protagonista, con televisioni con casse laterali veramente grandi, non solo per immagini di qualità ma anche per un audio potente che permette di sfruttare proprio la potenza audio in modo da evitare un sistema surround di grandi dimensioni. Sony comunque è anche audio, quindi grande importanza per il mondo dedicato alle cuffie. Il Sony Smartwatch 3, che è il primo Android Wear del produttore, sottile abbastanza, e un prodotto sicuramente interessante che recensiremo presto. Non manca la novità forse più curiosa, la Smart Band con display e-paper, la Smart Band Talk, che permette anche di ricevere chiamate. La possiamo vedere indosso a questo ragazzo, eccola qua. È molto carina e di vari colori, con cinturini intercambiabili. Ovviamente Xperia Z3 è il protagonista di questo stand, l'abbiamo recensito proprio in questi giorni, uno smartphone che trova nella nuova colorazione rame probabilmente l'elemento più di spicco e distintivo qui allo stand. Ma per gli amanti delle misure piccole, perché piccolo nella botte piccola ci sta il vino buono, ecco Xperia Z3 Compact, il Z3 Compact Tablet è la proposta di Sony per il mercato da 8 pollici Android. Un dispositivo che fa della leggerezza il suo punto di forza, è veramente una piuma. Ovviamente non c'è Sony senza PlayStation, e dunque PlayStation 4. Continuiamo! Anche Epson a IFA 2014 con tanti proiettori. A seconda del modello che sceglierete avrete pannelli da veramente coprire un'intera stanza della vostra casa. Siate eroici perché Alcatel porta due Hero, Hero 2 e Hero 8, due proposte Android di fascia alta con Octa-Core che vengono mostrate qui allo stand Alcatel in varie demo, sia con intrattenimento musicale sia attraverso l'utilizzo di applicazioni e strutture per fotografare e guardare la qualità della fotocamera attraverso una piccola città in miniatura. Toshiba che ci accoglie in un vero e proprio teatro, una sorta di casa completamente rifinita in nero, è un brand che sposa un po' a 360 gradi la tecnologia. Metà pomeriggio si entra con un profumo di caffè inebriante. Dove siamo? Philips, che è tutto quello che potete immaginare, quindi musica, audio, TV, tutto quello che è home, quindi
macchine del caffè, come dicevo prima, audio, ma anche telefonia, ma anche Android, perché a IFA 2014 Philips porta dei puff Android che io ruberei veramente molto volentieri, che grazie all'ecosistema Android è possibile utilizzare la TV, giochi, PlayStation, come possiamo Play Store, scusate, come possiamo vedere nell'altra demo, e quindi avere una sorta di un centro multimediale in casa. IFA 2014 non è come Mobile World Congress di Barcellona, è veramente un'estensione incredibile, e quindi fortunatamente ci sono i pulmini stampa che ci permettono di fare un po' meno strada, anche se qualche chilometro giornaliero è comunque necessario. Probabilmente se mi chiedessero di truccarmi mi farei truccare molto volentieri, vista l'ambientazione, vista la ragazza appunto che fa un make-up alla collega. Qui dove siamo? Siamo da Panasonic. Panasonic che porta praticamente tutti i suoi prodotti. Qui ovviamente parliamo di make-up, parliamo di bellezza, parliamo di rasoi, ma chiaramente Panasonic per cosa è conosciuta se non per i propri TV, con una gamma di prodotti veramente ampia e uno stand che, come vedete, è molto lungo, con tantissimi display, una proiezione continua sulle pareti, che permette di assaporare, vedere e provare tutti i vari prodotti della linea Panasonic Home, Mobile e TV. Chiaramente in questo giro di IFA non possiamo fare vedere tutti i produttori, bisognerebbe fare un video di 40 minuti e non basterebbe, però tra i tanti nomi Haier è sicuramente uno di quelli che ha lo stand più grande, ma soprattutto ha una serie di pannelli TV che magari sottovalutate, ma sono veramente veramente eccezionali. Accessori, tutto per i vostri smartphone. Cellular Line sicuramente è un nome che vi ritornerà in mente vedendo questo logo, perché è sicuramente uno dei maggiori produttori in Italia per quanto riguarda accessori per cellulari. Nota alla cronaca ultimamente per le custodie per iPhone 6 e in questa fiera di Berlino nota anche per le splendide ragazze. Da 1 a 27 sono le hall per IFA, per tutti i marchi, e qui siamo alla 6 con Garmin, che trova una nuova smart band veramente molto carina, la VivoFit. Vi invitiamo a guardare il nostro video focus su YouTube, già come vedete sullo sfondo un colore verde acqua veramente forte ci introduce verso Wiko. In Italia abbiamo grandi prodotti, perché non soltanto le dimensioni sono importanti per Rainbow da 5 pollici, ma arriva anche una gamma con il 4G LTE distrazioni, è veramente importante, perché si parte da 109 euro fino ad arrivare a prodotti da circa 349 euro octa-core, e quindi 4G democratico per tutte le fasce. Booth numero 9 per una serie di produttori, prodotti e pupazzi, grazie, che ci permettono di entrare nel mondo di tutto un po', perché veramente in questa hall c'è qualsiasi cosa, però c'è anche un brand molto importante che nel segno del 7 in questo 2014 ha presentato due prodotti, Huawei ovviamente. Life Once, Live Life è il motto di Huawei, che qui a IFA porta tutta la sua gamma di prodotti, con, dicevamo, la gamma 7 di MediaPad 7 e G7, custodie, accessori, ma anche una colorazione che non vi abbiamo fatto vedere, che è quella Gold per Mate 7, 32 GB con 3 GB di RAM, un prodotto davvero molto interessante.
Huawei, che ricorderemo sicuramente anche per le bellissime ragazze durante la manifestazione stampa, durante la conferenza stampa, purtroppo non presenti qui al booth, ma tantissimi dispositivi anche per il mondo wearable, con la Talk Band che permette di essere sganciata dal cinturino ed essere utilizzata come un auricolare Bluetooth. Tanti colori anche per provare la qualità delle fotocamere da 13 megapixel dei top gamma Huawei, e un produttore che con la Emotion UI porta emozioni a IFA. Nel segno del dual sim, NGM arriva qui a IFA 2014 con tutta la sua gamma di prodotti. Abbiamo presentato già in parte, recensito in parte attraverso i nostri hands-on e le nostre recensioni, ma arriva con una sorpresa che potremmo definire a due ruote su dual sim, ed è un Windows Phone Harley Davidson, veramente un prodotto molto particolare. Trovate il video approfondimento sul nostro canale YouTube. Un prodotto che strizza l'occhio a tutti i fan della moto Harley Davidson, del marchio, è un dispositivo che offre il sistema operativo Windows Phone 8.1 Dual SIM su piattaforma Snapdragon 400. Come molti sapranno, IFA 2014 è fortemente sponsorizzata da Samsung, che non solo ha brandizzato l'applicazione ma è presente alla fiera in tantissime parti degli stand, e soprattutto ha un vero e proprio palazzo dedicato al suo booth, questo che vedete. In particolare Samsung porta a IFA 2014 un numero veramente spropositato di televisioni, pannelli, installazioni, e in particolare la nuova TV curva, che permette di avere una curvatura flessibile e quindi può essere curvata a seconda della nostra esigenza. Ovviamente anche TV curve di grandissima ampiezza, e in particolare qui abbiamo il più grande TV curvo al mondo, che è un 105 pollici e chiaramente 4K Ultra HD. Samsung è comunque mobile, e dunque mobile a tutto tondo, perché non soltanto il mondo delle cuffie audio, delle casse portabili, ma anche il nuovo Note 4. Note 4 che trova in questa vetrina un numero infinito quasi di accessori. In particolare possiamo vedere la cover a LED, ripresa un po', diciamo così, da HTC One, che offre informazioni su notifiche, orologio, quant'altro, le classiche flip case, e poi tante cover Swarovski, collaborazioni importanti, ricordiamo, con Montblanc per il pennino. Ma uno spazio, come vedete, dedicato proprio al Note 4, che è racchiuso in una vera e propria teca di vetro. Samsung Gear S all'interno della BMW i3, perché comunque tramite l'orologio è possibile interagire con la macchina. Forse uno dei prodotti più interessanti qui a IFA, insieme ovviamente al Note 4, Galaxy Alpha. Se il movimento è la chiave del successo di questo ballo, tra Wurstel, birre e quant'altro, un po' di movimento in bicicletta fa sempre bene. Se poi avete un Gear S associato a un Note 4, non solo sarete alla moda e super tecnologici, ma potrete controllare il vostro battito cardiaco e la distanza percorsa e il percorso sulla mappa di Google Maps. Se Note 4 è stato il punto focale di questo Unpacked Episode 2, il Galaxy VR e la sua realtà virtuale sono forse lo strumento più particolare, più divertente e più unico di questo IFA 2014. Carrellata infinita di Note 4, con anche una colorazione rosa, sicuramente adatta ad un pubblico femminile. Il Note Edge, il primo smartphone con di
display curvo al lato, ma anche visualizzare le informazioni tramite lo schermo secondario senza dover aprire necessariamente la cover. E dopo chilometri percorsi in questa IFA veramente sterminata su più livelli, su veramente un numero incredibile di stand, ci stendiamo su questo divano e ci godiamo un po' di TV. Dunque, salutiamo tutti, grazie per averci seguito e appuntamento ai prossimi eventi, sicuramente CES 2015, Mobile World Congress, ma prima della fine dell'anno qualche altra novità importante arriverà. Ciao! Giuseppe, mi metto qua, dietro, qui, Giuseppe, qua. Aspetta, dico due cose qua. Di là, bisogna andare dalla parte opposta per... bisogna andare dall'altra parte per... aspirapolveri. Vai, aspirapolveri. Peccato non ci posso entrare, che sarebbe stato bellino fosse... Entro. Comunque, sì, TV sono pazzeschi, Sì, ok, se ci vedi la Rai non è così, però... Veramente sparatissimi. Sì, esatto. Ma dov'è Giuseppe? Boh. Ok, bene. La Tesla qui che cazzo ci fa? Non si sa. No. Però sparisco. Puff. I grandi produttori hanno grandi spazi, d'altra parte sono grandi produttori, quindi ovviamente, e se cercate un TV, no scusa, technology, ok, ah ma ok, no, it's ok, come molti di vediamo cosa c'è qua, ma insomma, cioè, dici di andare dentro? Proviamo, siamo qua, andiamoci. Dankeschön. Giro? Parlo? Che devo dire? Madonna ragazzi, c'è un carne in questo posto. A Berlino, incredibilmente, maglietta a maniche corte e si suda anche. Ciao! Ciao.